Nuovo video! Eccomi qua! Se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi e mettete un bel like se il video vi è piaciuto. Oggi vi voglio parlare delle cose che non riuscirò mai, mai, mai ad abituarmi qui a Lussemburgo. E quali sono? Per esempio, io da premettere che io vengo da una città piccola del sud della Puglia, è una città fatta da 100.000 abitanti e quindi là è tutto vicino, è tutto raggiungibile se non a piedi, 2 minuti, 5 minuti e siamo dall'altra parte della città quasi. E quindi la cosa che io non mi abituerò mai è il tempo che si perde nel percorso da casa fino al lavoro. Perché questo? Si perde tanto tempo perché, per esempio, io abito a 15 minuti dal centro. Io lavoro quasi nel centro di Lussemburgo e perché anziché 15 minuti ho bisogno di un'ora per arrivare al lavoro, perché a Lussemburgo dovete sapere che tutti i giorni ci sono i bouchons, c'è traffico, traffico tutti i giorni e la maggior parte delle volte è causato dal fatto che ci sono tutti i giorni incidenti. Allora, voglio dire una cosa. Gli italiani sono criticati in tutto il mondo per come guidano, per la guida, però gli incidenti che sono qui a Lussemburgo sono veramente assurdi, assurdi. Alcuni guidano troppo piano, fanno attenzione, non fanno attenzione. Succede un incidente e tutti quanti si bloccano. E tutto questo che fa? Non fa nient'altro che aumentare l'attesa, guidare, molte volte si guida a 5 all'ora. È veramente snervante tutto questo. Per evitare tutto questo ho deciso di utilizzare gli autobus, i mezzi di trasporto pubblici. E quindi per arrivare al lavoro ci metto circa un'ora. Per arrivare, per ritornare la stessa cosa. Quindi un'ora per andare, un'ora per ritornare, sono 8 ore di lavoro più un'ora di pausa. Questa è un'altra cosa che a me non piace. È conveniente avere un'ora di pausa perché serve appunto per riposare, per fare un break, per staccare dalle prime 4 ore fatte. Ma nel momento in cui si ha la possibilità di andare a casa o di riposare veramente, di stare un po' in relax, va bene. Ma nel momento in cui si sta lì, che si cerca di mangiare in un posto scomodo, cose in una maniera scomoda, un'ora obbligatoria di pausa, secondo me è troppa, è inutile. È conveniente per chi abita, per esempio, chi lavora vicino casa. Allora, 5 minuti per arrivare, hanno la possibilità così di andare a casa, di riposarsi, di cambiarsi, di fare una doccia, di mangiare a tavola e non in ufficio, così in maniera scomoda. È veramente snervante, quindi i bouchons. Il traffico, il tempo che si perde per arrivare al lavoro e per ritornare al lavoro, la pausa, un'ora di pausa inutile, secondo me inutile, perché io di un'ora di pausa forse riesco a riposarmi veramente soltanto 15 minuti, quando ho la possibilità di fare scambiare due chiacchiere con i colleghi. E altrimenti no, tutto il resto, tutte le altre 45 minuti sono minuti persi, tempo perso. Quindi sono 8 ore di lavoro più
un'ora di pausa, più un'ora per arrivare al lavoro e sono 9, più un'ora per ritornare sono 10 ore perse, quasi 10 ore perse. Il grande vantaggio, ovviamente, vabbè, questo ve lo dirò nell'altro video. Parliamo oggi invece di delle cose che non mi abituerò mai. Però devo dire, tra l'altro, che tra il bouchon e l'ora di pausa, la cosa che veramente mi dà fastidio è proprio il traffico, il percorso. Lo trovo veramente snervante. Un'altra cosa è che io non amo alzarmi, quindi per poter essere al lavoro alle 8, a che ora mi devo alzare? Troppo presto. E non lo so, forse nel mio DNA, non lo so, non riesco ad alzarmi presto, cioè mi alzo, sono costretta, ma rimango così scioccata tutta la mattinata. Dopo l'ora di pausa sono ancora più stanca, perché la pausa per me non è una pausa, è soltanto un'attesa per ricominciare nuovamente a lavorare. Quindi io non sono abituata ad alzarmi presto, noi abbiamo tutto vicino. Quando andavo a scuola alle 8, 8 e mezzo bisognava entrare in classe, alle 8 meno un quarto io mi alzavo, avevo la scuola vicino, quindi. E quindi alzarsi alle 5 e mezzo è qualcosa di veramente assurdo, assurdo, trovo che sia... Si inizia alle 8, bisogna alzarsi 2 ore e mezzo prima, è troppo, troppo. È uno stile di vita che io ancora non riesco, sono 5 anni che sono qui, ancora non riesco ad abituarmi e sicuramente non mi abituerò mai. Un'altra cosa che non amerò mai sono le zuppe. Io trovo che queste sono cose, io non sono abituata a mangiare le zuppe e anche quando ho il minestrone, loro adorano molto qui a Lussemburgo il minestrone, anche in Italia noi amiamo il minestrone, però troppo zuppettoso, troppo liquido, non mi piace, non amo le zuppe. Forse mangio pasta con la pastina, con un po' di brodo soltanto quando ho la febbre, ma devo stare veramente molto molto male, altrimenti no. Trovo che sia un qualcosa di, alla fine, di insipido, qualcosa che non dà soddisfazione, un qualcosa così... Cioè, vuoi mettere un bel piatto? Che cos'è questa cosa liquida? Che cos'è? Qui adorano le zuppe, ma non soltanto Lussemburgo, è qualcosa che è anche tutto nel nord Europa, no? Anche in Inghilterra. Mi ricordo quando sono stata in Inghilterra, amano tantissimo le zuppe anche là, le passate. No, 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 no. Io non prenderò mai l'abitudine, perché anche là non ci siamo, non riesco ad apprezzare il piacere della zuppa. E per ultima cosa voglio parlare anche dei prezzi. I prezzi che ci sono qui sono veramente esagerati, per non parlare poi per quanto riguarda i prodotti italiani. Io capisco che nei prodotti, nel momento in cui vogliamo acquistare qui a Lussemburgo dei prodotti italiani, dobbiamo comunque, non possiamo mai acquistarli allo stesso prezzo che troviamo in Italia, perché c'è comunque il trasporto, ci sono... Però aumentare lo stesso articolo, aumentare il prezzo di 4, 5, 6 volte di più, trovo che sia veramente una speculazione. I lussemburghesi acquistano lo stesso, non hanno nessuna difficoltà, ma perché loro non sanno qual è il vero prezzo. Il prezzo, per esempio, della mozzarella non è che cambia soltanto il prezzo, poi la qualità non è la stessa. La stessa mozzarella, acquistarla in Italia vuol dire ha un sapore diverso. Io noto la differenza anche con la pasta, la Barilla.
La Barilla acquistata qui a Lussemburgo non è la stessa cosa della Barilla che si acquista in Italia. Cambia il sapore e cambia il prezzo. È veramente molto più è gonfiato. Ecco perché, come avete visto già negli altri video, cerco di acquistare per esempio in Germania, in Francia, che i prezzi sono già più contenuti, ma qui a Lussemburgo sono veramente esagerati. E con questo è tutto. E ci vediamo in un altro video, anche perché queste sono le cose che non mi abituerò mai, però ci sono delle cose che amo tantissimo qui a Lussemburgo, che non facevo magari in Italia e che invece qui a Lussemburgo le faccio, le amo e quindi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!